Il 12 ottobre Eliud Kipchoge ha raggiunto un traguardo sensazionale che fino a qualche anno fa era considerato possibile solo dal punto di vista teorico. Ha corso una maratona a 42 km in meno di 2 ore, per essere precisi in 1 ora 59 minuti e 40 secondi. Eliud Kipchoge è un atleta formidabile. Nato nell'84 in Kenya, ha vinto innumerevoli medaglie tra le corse da 5.000 metri. Ma dopo aver fallito la qualificazione per entrare nella squadra olimpica kenyota per le Olimpiadi di Londra 2012, ha deciso comunque di non abbandonare. Ha cambiato strada e, passando alla maratona, ha iniziato il suo dominio indiscusso nella disciplina. Ha vinto l'oro in 11 delle 12 maratone che ha corso, l'unica eccezione la maratona di Berlino nel 2013, in cui ha vinto solo l'argento. Nel 2018 ha però poi vinto quella stessa maratona di Berlino segnando il nuovo record mondiale di 2 ore 1 minuto e 39 secondi, record che resta tuttora il record mondiale ufficiale della maratona. Ma come ha fatto Eliud a superare questa barriera che molti credevano impossibile? E perché non è un tempo che può essere accettato come record del mondo? Partiamo dal fatto che le 2 ore per la maratona sono una barriera che si cerca di superare da anni. E oltre a questa barriera ci si chiede anche quale sia effettivamente il limite. Ad esempio, pensare di finirla in mezz'ora o un'ora ovviamente è una follia. Ma fino a che punto ci si può spingere? Nel 91 Michael Joyner, un fisiologo dell'esercizio fisico, pubblicò un paper in cui teorizzava che in condizioni ideali, un essere umano ideale, cioè in una corsa perfettamente efficiente con un alto VO2 max, cioè un'alta capacità di consumare ossigeno e un'alta tolleranza dell'accumulo di acido lattico, sarebbe in grado di correre una maratona in poco meno di 1 ora e 58 minuti. Lo studio però sottolineava il fatto che i calcoli fossero approssimativi, poiché non vi era abbastanza conoscenza approfondita del funzionamento dei muscoli. Molti lo presero poco sul serio e fece fatica a pubblicare il paper, dato che a quel tempo sembrava una performance impossibile. Allora era in vigore il record del mondo di Belayan Dinsamo, di 2 ore 6 minuti e 5 secondi. A contribuire alla riuscita di questa impresa sono stati vari fattori, primo fra tutti l'allenamento di Eliud, arrivato a questa impresa in perfetta forma fisica. Ha, come già detto, fatto segnare il record del mondo lo scorso anno e ha vinto la maratona di Londra in aprile, grazie ad un allenamento che per quasi tutti sarebbe impensabile. Per mesi ha corso distanze fino a 225 km a settimana, che fanno 36 km al giorno contando solo un giorno di riposo. Inoltre si allena in Kenya, su strade non ideali e ad un'altitudine di 2400 metri, costringendo il corpo ad adattarsi ad un ambiente con meno ossigeno. Una prova simile fu organizzata da Nike nel 2017, che invitò 3 atleti, tra cui Eliud, all'autodromo di Monza per provare a correre i 42 km sotto le 2 ore. Fu scelto l'autodromo per le condizioni di asfalto ideali, pochissimo dislivello e nessuna curva stretta che potesse far perdere il passo. In quel frangente Eliud fu il più veloce, mancando il bersaglio di soli 25 secondi. Gli sarebbe bastato metterci mezzo secondo in meno per ogni chilometro e avrebbe avuto successo. Secondo molti, in quel caso, la colpa fu della temperatura. C'era qualche grado in più del previsto, che abbassò di una piccola percentuale l'efficienza dell'atleta. La prova di quest'anno, invece, si è svolta a Vienna, a 150 metri sul livello del mare, un'atmosfera molto più ricca di ossigeno rispetto agli altipiani in Kenya, e questa volta con una temperatura assolutamente perfetta. Il percorso scelto è molto simile a quello di Monza, un lungo rettilineo quasi perfettamente piano, con delle curve molto larghe per il cambio di direzione. Durante la corsa poi ci sono stati vari aiuti. Eliud non ha mai corso da solo, aveva sempre una squadra di corridori che, standogli dinanzi, gli davano il ritmo e diminuivano la resistenza dell'aria, dandosi il cambio in modo da avere attorno sempre atleti freschi. Oltre a questo, un'auto elettrica teneva la velocità perfetta grazie all'aiuto di vari transponder sulla pista, proiettando sul terreno una riga di riferimento per la velocità ideale. Sono tutti questi i fattori che, avendo aiutato Eliud a superare la barriera, rendono però questa performance come ineleggibile come record del mondo. Perché un tempo sia valido come record va registrato durante una competizione ufficiale e senza tutti questi aiuti. Nonostante questi, però, non si può neanche per un attimo pensare che sia stata un'impresa facile. Percorrere 42 km in meno di 2 ore significa dover mantenere una velocità superiore a 20 km orari per tutto il tempo. Per una persona non allenata è una velocità difficile anche solo da raggiungere, e se la si raggiunge, anche tenerla solo per qualche minuto è uno sforzo notevole. Figuriamoci tenerla per 2 ore, o meglio, 1 ora 59 minuti e 40 secondi.
Momento fermi, ci siamo dimenticati una cosa importante. Naturalmente, il primo uomo a scendere sotto il muro delle due ore nella maratona non è stato Eliud Kipchoge. Prima di lui ci fu infatti la prestazione del signor Rezzonico nella famosa Stra Lugano, testimoniata dal video dei grandiosi Aldo, Giovanni e Giacomo. Se questo video vi è piaciuto, mettete like e condividetelo. E se volete approfondire l'argomento trattato, trovate dei link in descrizione. Ah, mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguiteci su tutti i nostri social.